Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua. Adesso siamo alla prima metà della finale di Scriptor. Siamo ormai agli sgoccioli di questo percorso che è iniziato ormai tanto tempo fa. Ed ecco con noi i nostri finalisti che salutiamo tutti, Linda, Alessandro e Andrea. Ciao a tutti. Saluto il mio compagno di sventura Simone, che con collegamento precario. Allora, sono in macchina. L'altra volta ero nella casa che sta ristrutturando. La prossima diretta la farò dal giardino vicino casa, direttamente a questo Speriamo bene che ci sia già anche un bel gazebo nel giardino, non punto. No, ma la mica è il mio, è il giardino comunale in cui vanno i cani a fare i bisogni. Perfetto. Beh, oh, senti. Vedremo, vedremo. Intanto occupiamoci di questi tre ragazzi e ragazze che si sono dovuti cimentare per questa prima metà della finale in due prove. Il tweet d'autore. È una delle prime prove, consisteva con un genere specifico, con un tema specifico, di scrivere in 140 caratteri comunque un racconto a forma di tweet o di post. L'altra prova in cui si sono dovuti cimentare, 10 parole possono bastare? E dovevano scrivere con 10 parole assegnate che vi mostriamo subito qui. Un racconto oppure anche una poesia, era loro libera scelta e devo dire che se la sono giocata piuttosto bene, vedendo anche ormai che siamo al contesto della finale, bisogna dare tutto il 100%, quel po' che è rimasto, visto che c'è stata un po' di stanca nelle semifinali. Sì, dalla regia mi fanno notare che 10 parole possono bastare, un chiaro riferimento alla canzone di Battisti, però penso che Scusa Marcello, il nostro notaio è lì che non dorme la notte per fare riferimento alle canzoni, tu gliela tagli così, per ha forza che ti ragione. prendi. Non sapevo che ci tenesse così tanto, adesso che lo so. Beh, Quindi diciamo Battisti, il titolo Battisti. giusto, della prova è 10 parole possono bastare. 10 parole per me possono bastare. Ah, giusto, bravo. Esatto. Allora, tu Simo sei pronto con i voti? Io pure. Se volete possiamo andare subito al nocciolo della questione partendo dai tweet. Sì, aspetta che c'è la Vuoi signora fare? che mi va Vuole dare anche lei i voti bene. se vuole? No, Tanto non ce so ne cosa la signora qua di fianco. Vabbè, sono. Allora, dico quindi soltanto, il vuoi tweet d'autore leggere? aveva come tema il razzismo. Loro in 140 caratteri dovevano scrivere un post che avesse una forma autoriale o comunque un ipermicro racconto o comunque lanciare un messaggio d'autore. Simo, vuoi dare subito tu i tuoi voti così se la connessione è No, precaria? vabbè, adesso no, la rete ce l'ho, adesso al netto di persone che mi bussano i vetri. Io darei lettura però magari dei tweet che sono molto brevi e quindi questi che sono testi Certo. molto veloci li andrei a leggere. Vuoi che li leggo io, Certo. Marcello? Io sono Va male anche bene, va oggi. bene. Allora, il tweet d'autore di Linda è il seguente. Siamo tutti razzisti, stirpe d'Adamo la nostra colpa, d'originale peccato su specie animali. Questo è il tweet di Linda. Poi il tweet di Andrea, il titolo è hashtag lascia l'odio senza fiato, il tweet è il tuo rantolo gratta ancora l'asfalto anche se i pugni si sono levati per ridarti l'aria. L'odio razziale continua a stringerci il collo. Questo è quello di Andrea. E invece il tweet di Alessandro, che è nella seconda pagina. Allora, il tweet d'autore di Alessandro è il seguente. La Cassazione ha deciso. Hashtag Traini condannato a 12 anni. L'Italia manda un messaggio ai nazifascisti. Hashtag no razzismo in tutte le sue forme. Questi sono i tre tweet che avete lasciato voi come... diciamo, tweet d'autore. Diciamo che è una notazione per i nostri ascoltatori, è un esercizio che apparentemente è molto semplice, in realtà è esattamente il contrario, perché sintetizzare un messaggio
tra l'altro su un tema così attuale, così complicato come il razzismo, in 140 caratteri, che è il carattere massimo che permette di utilizzare Twitter, è sicuramente un esercizio difficile, ma noi ne eravamo consapevoli. Cosa vuoi che cominciamo a dare i voti ai tweet? Facciamo così, do i miei, che sto parlando, così dopo ve li giro. Allora, il tweet di Lin, a parte che non è facile dare dei voti a un tweet, è una roba complicata, anche noi ci siamo spinti, diciamo, su terreni abbastanza estremi, che è una roba comunque interessante, perché tutto fa parte del grande mondo della scrittura, anche le forme più brevi, assolutamente. Allora, al tweet di Linda, quello che citava la stirpe di Adamo, ho dato 6. Mi è sembrato interessante come tweet, molto concettuale, mi verrebbe da dire, cioè, nel senso, apre un discorso molto ampio. Mi è sembrato interessante, un po' poco tweet come tipo di linguaggio, che insomma è per mia idea, no? È un tweet molto aulico, ecco, diciamo, possiamo dire in questo modo. Comunque, prende il discorso molto alla lontana ed è assolutamente giusto. Andrea, allora, quello del rantolo che gratta ancora l'asfalto, al tuo tweet ho dato 7, perché è un tweet che potresti leggere su qualsiasi bacheca Twitter, e si rifà ovviamente a un tema molto, molto attuale, perché richiama, insomma, direi che a Floyd è quello che è successo negli Stati Uniti. E in 140 caratteri riesci a comunque raccontare una storia di una persona, di pugni che si levano per ridare l'aria, e l'odio razziale continua a stringerci con, nel senso, sei riuscito, secondo me, a condensare, che è un po' il leitmotiv di Twitter, condensare una storia. Alessandro, al tuo tweet d'autore, che è quello sul caso di Traini, ho dato 6,5. Tu sei stato l'unico dei tre che nel testo hai usato gli hashtag, che è una cosa assolutamente in linea con, diciamo, il mezzo di Twitter. Non era obbligatorio, ovviamente, però insomma è molto, molto contemporaneo. E quindi, insomma, sì, diciamo, è curioso come su un tema così attuale abbiate scelto di trattare tre, diciamo, argomenti, tre prospettive così diverse. Questo è molto interessante perché, sai, insomma, si tende a volte a schiacciarsi molto su temi di questo tipo, invece avete scelto tre strade diverse e comunque, secondo me, avete fatto veramente un buon lavoro. D'altronde siete finalisti, se non lo fate voi, chi deve farlo? Marcello, prego. Allora, intanto do voce a Linda che rispondeva al tuo voto e il suo tweet voleva essere una poesia breve di 140 caratteri. Infatti, parlando proprio del voto che darò a Linda, anch'io avevo notato appunto che aveva una vena poetica in questo passaggio, in questa prima metà di finale, perché anche l'esercizio seguente l'hai messo in poesia, giusto? In versi. Allora, io a Linda, proprio per la nota aulica, anche se, come dicevo, è molto, siccome si chiama tweet d'autore, l'ho trovato molto più autore che tweet, comunque l'ho dato 6,5 perché è un tentativo, essendo un gioco nuovo, essendo una prova nuova. Il tweet d'autore si vorrebbe trovare il migliore equilibrio tra appunto lo stile del tweet e la vostra voce. Pertanto ho dato 6,5 per il tentativo appunto di mettere in poesia 140 caratteri. Stava per cadermi l'acqua addosso. Andrea. Io Andrea, appunto, come diceva Simo, ho trovato molto efficace, diretto, in pochi caratteri sei riuscito a farci capire tutto ciò che è successo dal caso Floyd fino ad oggi, senza doverlo necessariamente spiattellare, quindi è stato molto piacevole interagire con il tuo tweet, con il tuo testo,
e questi 140 caratteri sei riuscito a trasmettere cosa sia cambiato, tra virgolette, perché è cambiato ancora poco, secondo me, sul tema, e pertanto ti ho dato 7,5. Alessandro, invece, il discorso inverso rispetto a Linda, secondo me questo è stato molto più tweet e meno d'autore, però comunque hai centrato la richiesta e il tema, e hai inserito gli hashtag che vanno benissimo, pertanto ti ho dato 6,5 anche a te. E adesso passerei alla prova successiva, che sono 10 parole per me possono bastare, riprendendo la canzone di Battisti. Ora andiamo alle 10 parole per me possono bastare. Allora, chiederei un minuto a testa per dire subito di cosa parlava il vostro elaborato, così da renderlo chiaro anche a chi ci segue. Partirei da te, Linda. Premetto subito per chi ci segue, hai scritto una poesia con le 10 parole che abbiamo fatto vedere prima in rassegna. E, di cosa voleva parlare? Di cosa parla la tua poesia? Ho fatto praticamente una breve poesia in cui c'è un prelato che deve confessare niente proprio di meno che il Papa, che gli confessa appunto durante una notte tempestosa che ha battezzato un cane. Perfetto, lo dicevo oltre che per il pubblico anche per me, per essere sicuro di aver capito bene la poesia, sì, sì. E sono contento di averlo fatto. Questo però è un vecchio trucco da lupi di mare, di farsi dire le cose dalle persone. Quando... Proseguiamo con Alessandro, se ci vuoi parlare brevemente del tuo elaborato di 10 parole per me. Sì, dunque ho provato a fare un racconto breve, in prima persona, scritto in prima persona, in cui l'io narrante è fondamentalmente un vocabolario che è rimasto a marcire per anni in una cantina, viene recuperato da un individuo che non è ben chiaro un attimino quali siano le sue intenzioni, salvo far rendere conto che fondamentalmente avere un dizionario tra le mani, per di più sporco, logore e quant'altro, l'ha spaventato, e quindi il suo piano è quello di liberarsene. Adesso non sto poi a raccontare come finisce, e quindi c'è questo vocabolario che attraverso i suoi vocaboli, che sono poi di fatto quelli utilizzati per la consegna, cerca in qualche modo di sopravvivere a questo avventore, ecco. Grosso modo questo. Ora, Andrea, di cosa parlava invece il tuo racconto? Allora, il mio, come appunto dicevi, è un racconto breve, il titolo è Un buon cristiano non muore di domenica. Si apre con un signore in spolverino e occhiali rettangolari che legge una notizia alla commessa e dice: ecco l'ultima trovata del nostro vescovo. A partire da domani sarà severamente vietato morire di domenica. E da lì prende il lancio il racconto. A un certo punto entra questa signora con Carlino sotto il braccio, pelliccia vaporosa, e dice alla fine una cosa che chiude insomma l'apertura di questa notizia. Benissimo, Simo, se vuoi diciamo una cosa, perché a Bologna si dice Carlino sotto braccio, uno intende il giornale, e a Bologna c'è il giornale che si chiama il Carlino. Invece il tuo Carlino è un cane, Carlino. Sì, è un cane, il tipico cane che si porta sotto il braccio come una pagnottella. Benissimo, Simo, vuoi dare tu i voti e poi dopo concludiamo? Sì, allora io alle 10 parole di Linda ho dato 7 perché ho apprezzato il tentativo, ho apprezzato la forma poetica, mi è piaciuto molto il sottotesto, c'è questa storia del Papa, di questo Papa, da quello che hai detto tu, che battezza questo cane. Mi ha ricordato lontanamente alcune scene un po' alla Pupi Avati, mi ricordo nell'ultimo film che c'era questo scrofo, insomma queste cose un po' particolari, no? Mezze superstizioni, mezze, no? Ed è un mondo che a me affascina. E comunque l'hai scritto molto bene, sei riuscita a usare le parole in un testo molto concentrato, e quindi secondo me è un 7 pienamente, pienamente meritato, brava. Allora, ad Andrea,
Scusa Simo, che ci precisava Linda che il film che citavi era Il Signor Diavolo. Esattamente, bravissimo. Non mi vengono i titoli perché sono pessimo con i titoli dei film. Tra l'altro, di cui ho letto anche il libro, Il Signor Diavolo, hanno scritto anche un libro che è molto, molto bello per certi versi. È più ampio del film. A me è piaciuto il film, ma anche il libro. Quindi, se non vuole leggerselo, lo consiglio. Ad Andrea, allora, l'idea di partenza è molto bella, è molto interessante. Spesso hai dei, vabbè, ormai ti conosciamo, insomma, anche i nostri spettatori hanno imparato a conoscere, hai degli spunti molto interessanti. Questa, diciamo, no, regola surreale, una regola che potrebbe benissimo in qualche testa un po' originale venire fuori un giorno, e quindi non è in realtà così campata per aria. E in generale il testo è scritto bene e secondo me anche il tuo voto è 7, quindi direi che anche su questo siamo andati bene. Alessandro, allora, innanzitutto non avevo visto la maglia dei Goonies, quindi meriteresti mezzo punto solo per non so se l'hai messa apposta o hai spiato i nostri problemi, hai visto che sono considerato che ci stiamo avvicinando alla fine, volevo uscire col botto, mi sembrava carino il tributo, ecco. Tra anche la maglia con Mouse, credo, se vedo bene. Esatto, che fa il ballo suo. Allora, invece il tuo, La fiamma della coscienza, anche, allora, in questo caso mi è sembrato molto originale, è una cosa che tu avevi fatto, se non ricordo male, anche addirittura nelle prove di selezione, cioè di far parlare come punto di vista un oggetto, nel senso che è una cosa che diciamo, ti appartiene come registro narrativo, e quindi la riproposta. E secondo me funziona, è interessante. C'ha qualcosa che magari potrebbe essere reso un pochino più chiaro sotto certi punti di vista. E il voto che ti ho dato è 6,5, perché comunque una lettura. Mi è mancato, diciamo, il guizzo di Andrea di un'idea molto originale, oppure la forma di Linda. Quindi, secondo me, questo era appena un mezzo punto in meno. Però direi che anche il tuo è un signor lavoro, nel senso, è una prova nuova e avete fatto veramente valere il vostro status di finalisti. Hai già detto anche quello di Andrea o me l'ero perso, perdonami. Sì, li ho già fatti tutti e tre, quindi puoi andare tu tranquillamente. Benissimo. Allora, io adesso parto da Linda e appunto si è parlato di questa poesia che l'ho trovata molto, molto bella e soprattutto per il tema, il discorso del battesimo canino che mi è piaciuto molto e pertanto per me era una prova lodevole con un genere come la poesia che spesso è lasciato in disparte nel dimenticatoio, quindi ho dato un 7 sia per la forma che per il contenuto e ovviamente per la scelta di tentare qualcosa di diverso, visto che avevate questa libertà. E passo ad Andrea. E il racconto, se permetti, l'ho trovato un racconto surreale in senso positivo, un racconto surreale con personaggi molto reali. Questa è stata la sensazione che ho avuto con il signore Scopettino e gli occhiali rettangolari e la donna, la signora con la pelliccia e il cagnolino Carlino. E quindi funziona, l'ho trovato credibile, nonostante il tema di cui te stessero parlando, è molto godibile come storia e ho dato 7,5 per l'insieme nel pacchetto completo. E Alessandro. Io ho trovato molto bella l'idea della ribellione dei vocaboli, di questa lotta, di questa guerra dei vocaboli che fuoriescono poi dal vocabolario per investire di cultura il malcapitato. E ho trovato un'ottima gestione della tensione, crescente e con un ritmo scelto proprio perfettamente. Quindi il climax reso è stato perfettamente costruito e per me è un 7,5. Questa è la base da cui partirete e con cui vi giocherete con il prossimo falso d'autore e la prossima roulette russa, e la finale e il premio di Scriptor. Quindi c'è Direi ancora tutto il. un
Cioè, sono Quindi vicinissimi, in effetti, sì. molto più ad esempio, se gli americani direbbero too close to call, no? Quando sono così. Ora andiamo subito con il tasto per voi dolente. Inizio dalla roulette russa. Allora, il tema sarà, visto che è scoppiato un po' di casino in questo weekend, sarà appunto la censura. Il periodo storico è ai tempi dell'Homo sapiens, scusatemi se non ricordo in quale millennio vadano collocati, e luogo ovviamente, dato che il periodo è Eurasia, comunque al confine tra Europa e Asia dell'epoca. Questa è la vostra roulette russa. Il falso d'autore, vi dico subito che non l'abbiamo scelto noi, quindi la difficoltà non è di nostra responsabilità, ma condividiamo totalmente la scelta. Allora, il falso d'autore dovrete prendere un brano tratto da Suspiria de Profundis di Thomas de Quincey, spero di averlo pronunciato bene, testo che ha ispirato appunto anche il film di Dario Argento, e dovrete convertirlo in un manuale di cucina. Il periodo in cui andrà ambientato, voglio essere buono, facciamo un periodo contemporaneo, o vogliamo metterli a inizio Novecento, Simo? Ma allora, se volessimo essere un po' filologicamente corretti, siccome il ricettario di cucina più famoso in Italia, nonché uno dei libri più venduti, è il libro di Pellegrino Artusi, che lo conosciamo molto bene, dovremmo essere all'inizio dell'Ottocento, del Novecento, perdono. Ma vogliamo metterglielo oppure glielo lasciamo? Ma sì, dai, facciamo all'inizio del Novecento. Capisco la difficoltà, Diciamo. questa è la finale. Non so se la vostra impassibilità è dovuta al gelo, al ribrezzo o alla concentrazione. La concentrazione. Sì, diplomaticamente le direi anch'io. No, io stavo pensando all'Artusi che ha evitato di prendersi il colera non andando a Livorno anche se doveva assaggiare il cacciucco. A me è venuta in mente questa cosa. Stavo pensando proprio all'Artusi. Possiamo chiudere, possiamo augurarvi buon lavoro e ci rivediamo per lo showdown, la finale delle finali di questa prima edizione di scritto. Saluto tutti quanti. Beh, la prossima volta ci vediamo con il vincitore, finalmente. Certo.